ETG più Today, buongiorno, ben ritrovati. È martedì mattina, un'ora da trascorrere insieme per scoprire le principali notizie della giornata, soprattutto una finestra aperta sulla Lombardia. Come sempre vi porteremo in una dei paesi, delle città della regione per sentire un po' com'è il polso della situazione in questa settimana in cui siamo tornati in zona gialla. Da ieri piano piano il programma di progressive riaperture, da un lato con la speranza, con la voglia anche di tornare verso la normalità, dall'altro sempre con il timore che le aperture, che il mancato rispetto delle regole possano ovviamente far invertire nuovamente la curva e riportare nell'incubo dell'aumento dei casi di contagio. Questa mattina si parla di recovery plan, ieri è stato presentato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi, oggi in discussione in mattinata alla Camera, poi nel pomeriggio al Senato. Si parla in qualche modo del futuro dell'Italia con un piano di investimenti senza precedenti. Ma lo abbiamo detto, soprattutto vi vogliamo portare in giro per la Lombardia, e allora vedo già pronta collegata Elisa Santamaria da Gallarate, quindi subito a te la linea. Sì, buongiorno Anna e buongiorno agli amici di ETG Today. Oggi siamo a Gallarate, alle mie spalle la Basilica di Santa Maria. Sono con il sindaco Andrea Cassani. Buongiorno sindaco. Buongiorno, buongiorno. Questa è la zona centrale della città, una zona dedicata, diciamo, alla movida. Come sono andate queste prime ore di zona gialla? Ma diciamo che ieri c'è stata questa ripresa delle nostre attività del centro, che hanno aperto all'esterno la propria attività. Chiaramente il tempo non ha aiutato, perché insomma il clima era un po' come oggi, abbastanza freddo, e quindi i tavoli non erano tutti pieni all'ora di pranzo, all'ora dell'aperitivo un po' di più. Si vede che la gente ha voglia di uscire, però insomma il clima non aiuta. Il fatto che non si possa stare all'interno dell'attività sicuramente danneggia tanti bar e tanti ristoranti che sono aperti, e speriamo che anche il coprifuoco insomma venga prolungato, perché alle 22 oggettivamente danneggia parecchio i nostri baristi, i nostri ristoratori. Nel frattempo vediamo che i titolari dei bar hanno allestito i tavolini con le sedie pronti per accogliere i clienti nel rispetto dei protocolli anti-Covid. Ovviamente la speranza è che insomma si ritorni a vivere la città all'aperto, sempre ovviamente in massima sicurezza, iniziando questo percorso che porterà verso le riaperture, così come verso, si spera, un ritorno alla normalità. Gallarate è una cittadina di 54.000 abitanti. Sì. Vive molto legata all'economia dell'aeroporto, all'economia di Malpensa. Come è andato questo anno con lo stop dei voli e quindi anche uno stop dell'intero comparto? Ma insomma, Malpensa ha avuto un calo dell'80%, quindi è chiaro ed evidente che Gallarate, che ha circa 1.300 persone, 1.300 cittadini che lavorano all'interno dello scalo aeroportuale, ne ha risentito. Fortunatamente la cassa integrazione e le altre misure messe in campo da SEA e dalle società che lavorano, ovviamente anche dal governo, insomma tutti gli stanziamenti stati fatti per la cassa in deroga, hanno consentito di, diciamo, non colare a picco da un punto di vista sociale ed economico. Ciò detto, la preoccupazione c'è per i prossimi mesi, insomma sappiamo tutti quanti come la cassa integrazione a un certo punto finirà, magari non tutte le società saranno in grado di farsi carico di mantenere lo stato occupazionale precedente alla crisi Covid, e quindi inizieranno sicuramente dei problemi anche a livello abitativo, perché insomma il blocco degli sfratti in un certo qual modo ha fatto sì che durante questa situazione di emergenza si contenessero un po' i disagi, però insomma non si può andare avanti all'infinito, anche perché giustamente tanti cittadini che magari hanno un alloggio in affitto non si vedono pagare dagli affittuari da mesi, certo, insomma hanno delle giuste ragioni anche loro. Ecco, ovviamente quando si parla di aeroporto di Malpensa non ci si riferisce soltanto ai piloti, agli steward o alle hostess, ma in realtà tutto quanto ruota attorno, dai controllori di volo fino a quanti lavorano all'interno delle attività commerciali presenti nello scalo, e questo porta a moltiplicare ulteriormente i numeri. Sì, perché i dipendenti gallaratesi che hanno accesso allo scalo aeroportuale sono 1.300, però tutto l'indotto, i bar, i ristoranti, le lavanderie, i panifici, insomma, che lavorano
per il nostro aeroporto, per le compagnie aeree sono molti di più, quindi capite bene che una cittadina di 54.000 abitanti ha direttamente 1.300 famiglie, insomma, che dipendono da Malpensa, più tutte quelle dell'indotto. Ovviamente la ripresa dei voli e del nostro aeroporto Varesotto sicuramente sono auspicabili e dovrebbero consentire di mantenere quantomeno una soglia di occupazionale e sociale adeguata, insomma, per non cadere proprio a picco. Sì, sicuramente non è solo l'aeroporto, l'economia legata all'aeroporto ad aver accusato gli effetti della pandemia sull'economia, ma anche le attività cittadine. Le attività cittadine ovviamente hanno risentito un po' come in tutta Italia, nel senso che i bar e i ristoranti sono stati, ahimè, costretti a degli apri e chiudi molto veloci e parecchie volte anche difficilmente comprensibili. Gli altri negozi, idem, perché alcuni potevano rimanere aperti solo per vendere magari prodotti destinati ai bambini, penso a qualche negozio di calzature qui in centro, era aperto, si potevano comprare solo le scarpe per i bambini, per i genitori che li accompagnavano no. Sono poi controsensi delle norme che sono susseguite in questo anno ormai abbondante che ci portiamo dietro. Insomma, tutti quanti, c'è anche il settore delle palestre. Ecco, il settore delle palestre oggettivamente è un settore, ahimè, tra i più tartassati, perché all'inizio è stato chiesto loro di adeguarsi alle normative, l'hanno fatto spendendo molte risorse economiche e personali e poi sono stati chiusi praticamente da settembre in avanti. È chiaro ed evidente che per questo tipo di attività, insomma, la ripresa sarà dura, si vocifera già che qualche attività gallaratese possa non riaprire più, insomma, noi speriamo tutti quanti che queste voci non siano vere. Ecco. Ecco, si guarda con preoccupazione allo sblocco, diciamo, della possibilità di licenziare, alla fine della cassa integrazione. Questo inciderà ulteriormente sulla situazione? È inevitabile che laddove la gente non abbia più delle entrate certe, che possono essere quelle della cassa integrazione, eccetera, sicuramente verrà a bussare alla porta del comune che di Gallarate, che come tanti altri comuni italiani non è attrezzato a farsi carico di una situazione emergenziale straordinaria come quella che incontreremo nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Ecco, ad oggi i servizi sociali sono aumentati, le richieste di aiuto, la situazione, gli effetti sulla comunità si sono già sentiti, gli effetti ovviamente legati alle difficoltà economiche che si sono verificate a causa della pandemia? Ma noi abbiamo messo in campo l'anno scorso questa manovra soprannominata Tutto Gas, destinata a genitori, aziende e sostegno per le fasce più deboli. 3,7 milioni di euro destinati ad aiutare le fasce più in difficoltà. Abbiamo fatto un taglio del 32% sulla TARI, sulla tassa rifiuti, per tutte le utenze non domestiche, quindi per tutte le attività, dai ristoranti ai negozi alle attività professionali, dei tagli per le tasse dei cittadini e anche dei contributi per chi ha perso il lavoro. Insomma, ovviamente chi aveva un contratto a tempo indeterminato non l'ha ancora perso, però c'erano tanti, perché comunque sia intorno a Malpensa in tanti hanno contratti stagionali o comunque a tempo determinato, e ovviamente per queste persone non è stato possibile vedersi rinnovato il contratto, date anche il calo impressionante di voli, l'azzeramento pressoché dei voli che c'erano nel nostro scalo aeroportuale, che fino all'anno prima, 2019, ha raggiunto il massimo storico di oltre 30 milioni di passeggeri, insomma. Possiamo anche dire però che ci sono anche delle note positive in questo momento difficile, con alcune nuove aperture? Sì, devo dire che per fortuna sono gli imprenditori che sfidano anche la crisi e, insomma, negli ultimi 20 giorni sono stato a 2-3 inaugurazioni, nuove attività. Insomma, anche nei prossimi giorni c'è qualche apertura a cui presenzierò volentieri, anche perché è importante stare dalla parte di chi fa impresa. Noi ci proviamo con delle manovre tarifarie, insomma, delle agevolazioni nei confronti delle attività, perché portano ricchezza e occupazione in città, quindi ben venga chi vuol fare impresa a Gallarate. Mentre per quanto riguarda la ripresa delle attività scolastiche, i trasporti pubblici, com'è andata? Ma devo dire che i trasporti pubblici da subito abbiamo fatto il possibile per accontentare i dirigenti scolastici. Pressoché tutte le corse extra sono state richieste, la nostra azienda municipalizzata, AMSC, sono state garantite, quindi da un punto di vista del trasporto pubblico non abbiamo incontrato grossi problemi, se non ovviamente i maggiori costi a carico della collettività, perché insomma raddoppiare
quelle che sono le corse dei pullman, con magari anche un calo degli abbonamenti, è sicuramente un costo che però abbiamo sostenuto. E per quanto riguarda l'attività scolastica, io ritengo che sia opportuno il fatto che siano tornati quasi tutti in presenza, perché davvero è importantissimo che si vada a scuola, che si torni a socializzare. E non nascondiamoci, il fatto di lasciare a casa magari dei ragazzi delle scuole materne, elementari, con i nonni, che poi sono magari quelli più a rischio perché magari non erano ancora vaccinati, secondo me è stato quantomeno imprudente, oltre che non corroborato da dati scientifici, perché io ho visto dei dati dell'Istituto Superiore di Sanità che da settembre a dicembre solamente il 2% di focolai in Italia era attribuibile alle scuole. Ed è evidente che sono dati che possono tranquillamente essere sostenuti a fronte dell'importanza dell'educazione e delle scuole. I dati sono sempre al centro di numerosi confronti e anche di discussione per molti che li seguono e li interpretano. Io adesso restituirei la linea allo studio, noi cambiamo location, ci spostiamo e torniamo subito dopo il collegamento di Anna per parlare ancora di Gallarate. Grazie Elisa e al sindaco, ovviamente torneremo da voi tra poco, vi anticipo però anche che tra pochissimi minuti parleremo anche di cinema, la cultura, il mondo dello spettacolo, lo sport, il turismo sono stati tra i settori più colpiti, ormai è noto, ne parliamo da tanto tempo, ora si parla anche timidamente di ripresa, di riaperture, quindi vogliamo fare il punto anche su questo e lo faremo tra pochissimo. Abbiamo però sentito il sindaco di Gallarate parlare anche di coprifuoco, dell'auspicio che si possa allungare l'orario di apertura di bar e ristoranti, che al momento, lo ricordiamo, è ancora fissato alle 22, è stato oggetto di scontro proprio prima che entrasse in vigore il decreto. E allora volevo andare sull'ANSA, proprio per l'argomento in questo momento in apertura è proprio legato al coprifuoco, e tra l'altro c'è un intervento del sottosegretario Molteni, sottosegretario all'interno, che dice cancellare il coprifuoco dialogando con il governo, bisogna spostare il limite del coprifuoco almeno alle 23, il paese ha bisogno di riprendersi le sue libertà, anche la cancellazione del coprifuoco, ha detto il sottosegretario all'interno, appunto il comasco leghista Nicola Molteni, è uno dei temi che si dovrà appunto valutare passo dopo passo con il governo. Allora andiamo anche a leggere nel dettaglio, appunto, diciamo che il paese, diceva anche Molteni, ha bisogno di riprendersi le sue libertà, anche la cancellazione del coprifuoco. Pensiamo, ha detto Nicola Molteni, di cancellarlo con la collaborazione e il dialogo all'interno del governo. Così appunto è stato proprio uno dei cavalli di battaglia anche del leader della Lega Matteo Salvini, quello appunto di cancellare il coprifuoco, quindi inevitabilmente è uno dei temi di cui si continuerà a parlare nelle prossime settimane. In questo momento però appunto tra i temi c'è anche quello importante, fondamentale per il futuro dell'Italia, del recovery plan, la corsa contro il tempo del governo, 10 leggi da approvare entro l'anno. E quindi questi sono un po' i temi, se ne sta parlando oggi, questa mattina alla Camera, poi si sposterà la discussione al Senato. E intanto vediamo tra gli aspetti che sono usciti proprio su questo piano, scuole aperte anche luglio e agosto, ecco il piano dell'estate finanziato con 510 milioni di euro, attività ricreative e di ripasso su base volontaria per alunni e docenti. Il ministro Bianchi, quindi il ministro dell'istruzione, che dice un ponte perché bambini e ragazzi possano recuperare apprendimenti e socialità. Questo è un po' l'intervento appunto anche di Draghi ieri proprio sul tema del recovery plan e del piano per rilanciare l'Italia. Andiamo però un attimo anche sul Corriere della Sera con le riaperture, lo studio segreto presentato al CTS, al Comitato Tecnico Scientifico, morti stabili fino al 15 luglio, ma l'RT non deve salire oltre 1. I calcoli che sono stati forniti da uno studio di ricerca e al governo, fino a 1200 vittime al giorno se l'RT salisse fino a 1,25, quindi questi i numeri sui quali il governo ha ragionato in vista delle riaperture. Intanto si parla di nuovo ancora di varianti, è un altro dei temi dominanti. Ora si parla di variante indiana, la situazione in India è davvero drammatica e sono stati sequenziati i primi due casi in Veneto proprio anche di questa nuova variante di cui si sta parlando in questi giorni.
Ve lo dicevo poco fa, però si parla di ripresa in questi giorni, speranza di riaperture, speranza di tornare verso una graduale normalità e quindi nell'eventuale ritorno alla normalità si parla anche di cinema finalmente riaperti e noi ne parliamo con Domenico Di Noia, che è presidente dell'ANEC Lombardia, quindi l'associazione che è di fatto dei gestori dei cinema. Quindi intanto buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per l'invito. Benvenuto, vogliamo sentire da lei, sono mesi forse, siamo sinceri, che di cinema non si parla, quasi ci siamo un po' dimenticati di cosa sia andare al cinema. Ora con questo nuovo decreto qualche possibilità, spiragli, si torna ad andare al cinema, ovviamente con nuove regole. Chiediamo a lei intanto di spiegarci bene qual è questa nuova modalità di andare al cinema e soprattutto se siete soddisfatti, se pensate che possa essere un buon punto di partenza. Beh, intanto siamo molto felici che si possa riaprire le sale, che da ieri molte sale sono già riaperte. Ricordo ai telespettatori che i cinema sono chiusi dal 25 di ottobre, quindi da 6 mesi, da un lunghissimo tempo. C'era stata una breve riapertura dopo un'altra chiusura e quindi c'era davvero la necessità di poter tornare a usufruire delle sale cinematografiche, di poter tornare a vedere i film nel modo migliore, cioè quello del grande schermo. Ieri già in Lombardia oltre 40 sale hanno già riaperto e con risultati molto, molto interessanti. Credo che molti telespettatori hanno sentito che cinema che addirittura hanno aperto dalla mattina presto, con delle file che sono formate alle 6 di mattina davanti a un cinema di Milano, ma anche tutti gli altri cinema che ieri erano aperti hanno accolto con piacere gli spettatori, che sono tornati davvero con tanto piacere. Faccio solo l'esempio del cinema Palestrina, dove uno spettatore è arrivato e ha portato una torta per festeggiare finalmente la riapertura del cinema. Ecco, questo ci dà grande soddisfazione. Quali sono le regole che sono state chieste ai gestori di cinema per poter riaprire? Le regole sono sostanzialmente molto simili a quelle precedenti, cioè noi garantiamo all'ingresso del cinema la misurazione della temperatura, l'igienizzazione delle mani, i locali sono sanificati, e bisogna avere una mascherina chirurgica o FFP2. E noi addirittura, se qualche spettatore non ha la mascherina, gliela daremo noi, se per caso non ha una mascherina chirurgica. E c'è un distanziamento molto, molto importante all'interno della sala. Ci sono uscite ed entrate separate, quindi davvero ci sono tutte le condizioni di sicurezza affinché il pubblico sia tranquillo. La mascherina viene indossata per tutto lo spettacolo? La mascherina viene indossata per tutto lo spettacolo e questo dà ulteriore sicurezza agli spettatori. Possono stare vicini solamente i congiunti, questo per garantire appunto alle coppie o alle famiglie di poter stare vicini, e tutti gli altri invece devono mantenere una distanza di almeno un metro. Ecco, lo stava anticipando anche lei prima, inevitabilmente in questo momento, essendoci ancora in vigore, lo abbiamo detto già prima, il coprifuoco alle 22, è ovvio che anche per voi si tratta di riorganizzare l'attività. Anch'io ieri vedevo le immagini di un cinema che ha fatto il tutto esaurito alle 6 del mattino a Milano. Ecco, come vi state riorganizzando? Però diciamo che invece il pubblico prima era concentrato principalmente in una fascia che andava sicuramente un po' oltre le 22. Certamente la chiusura, il coprifuoco alle 22 crea degli enormi problemi alle attività di spettacolo e quindi anche al cinema, e soprattutto anche in provincia, perché se nella grande città è possibile anche programmare in orari pomeridiani diversi rispetto alla sera, in provincia dove molti spettatori tornano dal lavoro dopo le 6 è evidente che per noi era fondamentale uno spettacolo intorno alle 21:30. Oggi questo non è possibile e ci crea veramente molti, molti problemi. Speriamo che questo provvedimento nel più breve tempo possibile possa essere rivisto, perché come dicevo, sia per quanto riguarda la sicurezza dei locali,
sia per la tipologia anche di pubblico che frequenta le sale cinematografiche, io credo che non si corra nessun rischio e si deve dare la possibilità agli spettatori che vanno al cinema, che vanno a teatro o che vanno a vedere un concerto, per esempio, di poter avere come giustificazione il biglietto d'ingresso al cinema, al concerto, allo spettacolo teatrale. Quindi si deve dare la possibilità di rientrare a casa più tardi, perché altrimenti le attività sarebbero davvero molto molto penalizzate. Pensiamo per esempio all'attività all'aperto. Sappiamo tutti che nel mese di giugno, di luglio fa buio molto tardi, e quindi anche le arene estive, quelle che tradizionalmente l'attività cinematografica che si fa anche nel periodo estivo, non potrebbe essere fatta, perché per avere il buio bisogna già aspettare oltre le 9:30. Quindi è assolutamente un provvedimento da rivedere. E invece l'Alba è stata un'idea legata proprio a questa riapertura, o era un qualcosa che alcuni cinema, soprattutto a Milano, magari già sperimentavano? Ma no, è stata soprattutto, credo, una bella idea da parte di chi gestisce il cinema Beltrade, di fare una sfida, di lanciare una sfida, insomma, di permettere agli amanti del cinema, ai cinefili, di poter il primo giorno dimostrare, insomma, che l'affetto verso il cinema va al di là degli orari e che quindi per tutto il giorno sarebbe stato possibile vedere dei film. Ma anche altri cinema stanno modificando gli orari proprio per permettere a un pubblico che magari è a casa in questo momento di poter usufruire delle proiezioni cinematografiche. Speriamo, c'è un altro dato preoccupante in questo momento, che è quello del numero dei film che vengono messi a disposizione da parte delle distribuzioni. Purtroppo in questo momento i film non sono ancora tanti, sono dei film importanti quelli che sono in programmazione in questi giorni, perché sono quelli che hanno vinto degli Oscar importanti nella recente cerimonia di premiazione, e come Nomadland, che ha vinto i premi più importanti, ma anche Minari e qualche altro film. Ecco, c'è la necessità che nel più breve tempo possibile ci sia un'offerta cinematografica che soddisfi anche il pubblico, per esempio, dei grandi multiplex. Abbiamo l'esigenza di avere anche nel nostro paese molti blockbuster americani che in questo momento non ci sono. Ecco, perché questo... molti sono stati rinviati, giusto? Cioè proprio le riprese, le produzioni hanno rinviato a data da destinarsi l'uscita. Certo, noi chiediamo però che almeno quelli che erano già pronti, e che sia i film internazionali ma anche i film italiani che sono pronti, che sono stati rinviati in questi mesi, possano trovare spazio prima possibile. Questo permetterà davvero alle sale e anche al pubblico di raggiungere un livello che sia sostenibile anche dal punto di vista economico per tutti, perché noi chiaramente in questo momento lo stiamo facendo davvero come un grande atto d'amore e di speranza verso il cinema, per non privare davvero il pubblico di questa meraviglia che è il cinema, insomma, che tutti questi anni ha dimostrato, nonostante l'avvento delle piattaforme, nonostante l'avvento di modifiche nella fruizione del cinema, però la sala è ancora un elemento e rimane un elemento determinante anche per il successo di un film. Ecco, volevo chiederle, soprattutto nei cinema multisala, diciamo che ormai per molti andare al cinema è diventato un po' comunque anche una sorta di pacchetto completo, il panino, i popcorn, le caramelle, tutto, diciamo, un insieme di cose legate alla visione pura del film. In questo momento si è tornati invece alla pura visione del film, o comunque si sta riattivando invece anche l'intero comparto? In questo momento c'è la possibilità di vedere il film, ma non ancora quella di poter consumare all'interno della sala. Chiaramente è un sacrificio per le sale, perché soprattutto per i grandi complessi la parte legata appunto ai popcorn e alle bibite è un elemento importante anche dal punto di vista economico. Anche di questo elemento spero che nel più breve tempo possibile si possa anche
tornare alla consumazione di questi alimenti e che la mascherina venga tolta solamente per il tempo necessario per consumare. Ecco, poi rimane la mascherina per tutto il resto della durata del film. A proposito però, ecco, volevo chiederle proprio a proposito di risvolti economici. Lei prima ha parlato di una quota ancora piccola di sale che ha già riaperto ieri. Volevo chiederle, ecco, qual è la prospettiva, cioè se dalle vostre informazioni avete il timore che ci siano delle sale che rischino comunque proprio di rimandare molto l'apertura o addirittura di non riaprire, e a livello lavorativo qual è la situazione del personale, perché immagino che magari molte persone siano assunte anche o solo a tempo determinato o con contratti legati agli orari limitati di maggiore punta, di quella che era la maggiore punta prima della pandemia. Il personale delle sale cinematografiche è da tanto tempo che è in cassa integrazione, una cassa integrazione in deroga. L'esigenza di ripartire dipende proprio anche dalla possibilità anche per i lavoratori di poter tornare presto a fare il proprio lavoro. Spesso si tratta anche di personale specializzato, per il personale che è stato formato nel corso degli anni, che sarebbe davvero un peccato perdere. E noi siamo convinti appunto che i dati daranno la possibilità di valutare di riaprire più sale possibili. E questo, come dicevo, dipenderà molto anche dall'apporto che ci sarà da parte dei distributori, perché il cinema possono vivere se ci sono i film. Ecco, questo è un elemento importante. Questa partenza e i risultati di questi giorni stanno convincendo molti colleghi ad anticipare le aperture, e spero che sia davvero un processo che si è avviato e che si possa sviluppare il più velocemente possibile per dare a tutti la possibilità di riaprire. La Lombardia è una regione molto ricca di sale cinematografiche. La Lombardia rappresenta oltre il 25% di tutti gli ingressi nelle sale cinematografiche italiane, dà un grande apporto a tutto il mondo audiovisivo, e sarebbe un peccato se dovessimo perdere delle strutture cinematografiche, perché poi ricordo che molto spesso, soprattutto nei centri più piccoli, in tanti nostri comuni, ma in tante anche piccole sale ubicate nelle città di provincia, queste sale spesso sono l'unico locale che c'è nella cittadina, e in queste sale si svolgono non solo proiezioni cinematografiche ma anche concerti, spettacoli teatrali. Quindi sarebbe davvero una perdita culturale da non augurarsi. Le faccio un'ultima domanda, cosa vi aspettate? Quali sono le richieste principali che fate in questo momento al governo per salvare comunque almeno la stagione? Abbiamo già parlato dell'orario, ci sono altre richieste in particolare? Beh, io credo che per un certo periodo sarà necessario avere un'attenzione particolare verso le strutture culturali, perché è probabile che le entrate derivanti dai biglietti non sia sufficiente, sia perché noi stiamo riaprendo però con dei limiti molto forti, cioè quelli che al massimo si può avere il 50% di spettatori. Bisogna continuare a investire per tenere sempre le strutture a un livello di sicurezza elevato, avere sempre più personale presente, perché questo comporta anche il fatto che ci sia più personale presente durante le proiezioni, e quindi ci aspettiamo un sostegno dal punto di vista del rapporto con il Ministero della Cultura. Ma devo dire che è stato avviato anche in modo positivo un rapporto con la Regione Lombardia e con l'Assessorato della Cultura, che sicuramente ha a cuore il mantenimento di questa rete di locali di spettacolo che appunto fanno della nostra regione la regione maggiormente rappresentativa nel nostro paese del mondo della cultura e dello spettacolo. Ecco, non,
la Lombardia alla Scala, al Piccolo Teatro, ai pomeriggi musicali, a tantissime strutture culturali, ha delle strutture molto importanti dal punto di vista cinematografico, non solo a Milano, ma in tutta la regione. Credo che questo potremo continuare a mantenerlo se ci sarà anche il supporto e l'attenzione da parte sia delle istituzioni centrali, ma anche delle istituzioni regionali. Allora, grazie davvero a Domenico Di Noia, grazie per essere Grazie a stato con voi. noi. Speriamo di aggiornarci con notizie buone nelle prossime settimane. Intanto, buon lavoro. Grazie, grazie e andiamo al cinema. Grazie. Andiamo al cinema, l'abbiamo sentito, in sicurezza, le regole sono tante, ma oggettivamente sono inevitabili per garantire appunto di potersi godere anche il ritorno al cinema in assoluta sicurezza. Tra poco torneremo naturalmente anche a Gallarate. Ve lo dicevo però in apertura, tra i temi fondamentali di cui si parla in queste ore c'è il Recovery Plan, perché è stato presentato ieri dal Premier Mario Draghi, che ha detto: disponiamo di 248 miliardi, prepariamo l'Italia di domani. Ha fatto appunto molto leva sul fatto che si sta giocando il futuro del paese e quindi sull'importanza di questo intervento, della capacità di sfruttare al meglio questa possibilità. Proprio in questi minuti il Presidente del Consiglio inizierà in Parlamento la propria replica al dibattito sul Recovery Plan, e infatti ci sono state le dichiarazioni di voto, e poi nel pomeriggio l'attenzione invece si sposterà al Senato per le comunicazioni di nuovo del Premier. La cifra storica è 248 miliardi di euro per finanziare centinaia di progetti ambiziosi, ma sbaglia chi pensa che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sia solo numeri e scadenze. Quel piano è vita e il destino di un intero paese. Mario Draghi presenta così alla Camera l'insieme di riforme e investimenti che sono il cuore della sua azione di governo e forse l'ultima occasione per porre rimedio ai ritardi dell'Italia. Ritardi, inefficienze e miopi visione di parte nella realizzazione del piano peseranno sulle nostre vite e sull'Italia di domani, avverte il Premier. Welfare, casa, lavoro per i giovani, assistenza agli anziani, ambiente e digitale, il rilancio del Sud, la riduzione drastica fino al 40% dei tempi dei processi, nuove misure per la concorrenza per evitare che il grosso dei fondi vada ai monopolisti. Draghi, in poco meno di un'ora, si contano 22 applausi, ieri appunto, elenca nell'aula di Montecitorio i cardini del piano Italia Domani, che nasce, assicura, dalla sintesi delle istanze emerse dal dibattito alle Camere, dal confronto con gli enti locali e dall'azione istruttoria del precedente governo. E magari un'impressione su questo piano la chiederemo poi magari anche a un rappresentante delle istituzioni. Torniamo quindi a Gallarate da Elisa Santamaria. Sì, Anna, ci siamo spostati, abbiamo raggiunto Chiara, che è titolare di un bar, ristorante qui in centro a Gallarate. Com'è andato il primo giorno in zona gialla? Ma devo dire abbastanza bene, abbastanza bene. La gente è stata contenta di ritornare a sedersi finalmente. Anche noi, giustamente, a servire le persone al tavolo è tutt'altra cosa. Decisamente sì. Ovviamente voi avete allestito un'ampia zona all'esterno. Certo, visto che adesso comunque dentro non è fattibile far sedere nessuno, quindi abbiamo spostato tutti i tavoli dall'interno, li abbiamo spostati fuori e quindi abbiamo aumentato ovviamente i posti a sedere. Ecco, oggi fuori quante persone possono sedersi? All'incirca una sessantina. Mentre all'interno, in epoca pre-Covid, In quanti posti? epoca pre-Covid all'incirca 35-40 persone. Alle quali vanno aggiunte poi quelle che comunque potevano già sedersi Sì, nello dentro, spazio. fuori, in piedi e via dicendo, quindi c'era più Com'è stato spazio. questo anno in emergenza? Pesante, molto pesante, dura, decisamente dura, infinito, perché ovviamente non si sa ancora bene quando finirà tutta questa situazione. Ripeto, pesante, molto pesante, E la zona difficile. gialla, come è stata accolta? La zona gialla da lunedì, vi sembra in effetti un primo segnale Si verso un ritorno? respira già in maniera completamente diversa la cosa, ovviamente, ma già anche nel weekend eravamo tutti molto frenetici, cioè molto ansiosi, tutti
carichi per questa situazione, preparare, allestire e via dicendo. Quindi sia noi che i clienti e la gente, giustamente, tutti contenti, direi. Voi siete anche un locale serale, come avete preso il coprifuoco, la conferma del coprifuoco alle 22? Insomma, diciamo tipo ieri sera, comunque sia, avevamo un po' di tavoli, un po' di persone ai tavoli, ovviamente alle 10 farli alzare, insomma, si... è dispiaciuta la cosa. Nonostante il freddo, però. Nonostante il freddo, basta mettersi, coprirsi bene e comunque sia si può restare fuori tranquillamente seduti. La voglia di uscire c'è. La voglia di uscire c'è, la voglia di stare in compagnia, la voglia di divertirsi, la voglia di vedere gente, giustamente, è normale, credo sia umano per tutti. Quali sono stati i commenti dei vostri clienti? Ma più che positivi, contentissimi noi di vedere loro e loro di vedere noi operativi e... più o meno organizzati all'incirca, diciamo così. Ecco, rispetto delle norme per non tornare indietro. Non ho capito, scusi. Rispetto delle norme sempre per non tornare indietro. Assolutamente sì, assolutamente sì. Distanziamento, mascherina, tutto quello che... gel, tutto quello che c'è da fare lo si fa e lo fanno. E i clienti rispettano? Sì, sì, sono sì, molto sì, disponibili sì, in questo sì, senso? Sì, sì, al momento sì. Al momento direi di sì, sì, sì. Come guardate all'estate? Positivamente, però sempre con quella paura che qualcuno venga a dire chiudiamo, riapriamo, chiudiamo, chiudete, facciamo, quindi è palese, si cerca sempre di pensare sempre in positivo. La preoccupazione riguardo alla programmazione, all'acquisto delle merci è difficile e quindi si spera sì che comunque sia si resti sempre aperti, anche con delle restrizioni spero minimissime, però si spera comunque sia una continuità nel restare aperti. Grazie mille Chiara, ora grazie sappiamo voi. Che devi scappare ovviamente perché si avvicina l'ora di pranzo. Esatto, esatto. E noi torniamo invece con il sindaco proprio per commentare le parole di Chiara. C'è voglia di tornare alla normalità non solo per i titolari delle attività economiche della città, ma prima di tutto proprio da parte di tutta la comunità delle persone. Sì, come diceva Chiara, giustamente uno dei bar più conosciuti del centro di Gallarate e qualche tempo fa hanno fatto un post in cui sostanzialmente dicevano che forse avrebbero chiuso e devo dire che è stata una mobilitazione a parte dei tanti clienti affezionati che da quasi 20 anni vanno al Barbaresco e insomma grazie a questo insomma anche loro forse hanno avuto quella forza per continuare. I cittadini hanno voglia di uscire, io devo dire che i cittadini gallaratesi comunque hanno dimostrato di essere sicuramente in grado di comportarsi in base a quelle che sono le normative e insomma anche le norme di buonsenso al di là delle normative, ovvero distanziamento, igienizzarsi, mantenere la mascherina. Devo dire che episodi scandalosi in città non ce ne sono stati, quindi da questo punto di vista sono anche abbastanza orgoglioso dei miei concittadini. E, insomma, vediamo un po' come si svolgeranno le prossime settimane, che insomma sono un po' la prova decisiva anche per vedere se non aumenteranno nuovamente i contagi. Ecco, in questo senso c'è paura di un passo indietro? Insomma, come diceva Chiara e come tanti imprenditori temono, ci potrebbe essere nel caso in cui nuove chiusure, nuove limitazioni alle attività commerciali, ai pubblici esercizi venissero imposte a causa dell'aumento di contagi. Io mi auguro che con insomma, il numero elevato di vaccinazioni che sta avvenendo in queste settimane, oltre che con la bella stagione che ci aspettiamo tutti quanti, dovrebbe sbocciare, insomma, al di là dei giorni freddi, da qui a fine settimana, insomma, questo dovrebbe far sì che magari i contagi diminuiscano, però non bisogna mai abbassare la guardia e tutti quanti dobbiamo essere prudenti nello stare all'aperto, a contatto con le altre persone. Ecco, lei ha parlato prima di una situazione che a Gallarate è sempre stata sotto controllo, quindi per le forze dell'ordine è solo un'attività di monitoraggio? Sì, il monitoraggio, talune volte insomma, si è dovuto intervenire con delle sanzioni, però io parlo in generale, insomma, da un punto di vista comportamentale i gallaratesi sono stati all'altezza. Io non ho mai voluto imporre più restrizioni rispetto a quelle delle normative nazionali, anche alcuni sindaci hanno chiuso i parchi del tutto, hanno chiuso i cimiteri, insomma, quando le normative lo hanno imposto sono stati chiusi i parchi, altrimenti li ho sempre lasciati aperti.
chiaramente con attenzione e utilizzando anche i volontari dall'Associazione Nazionale Poliziotti in congedo, piuttosto che i City Angel, piuttosto che la Protezione Civile, tanti volontari che vanno nei parchi a verificare che le persone stiano distanziate e siano prudenti nell'interagire insomma, tra loro. Ho solamente dovuto chiudere due parchi su una quarantina di Gallarate per una settimana perché c'erano stati magari troppi ragazzi che si erano assembrati, insomma, per dare una dimostrazione del fatto che qualora le norme non si rispettano, insomma, la fiducia viene tradita, l'amministrazione interviene, però devo dire che non mi posso assolutamente lamentare. Ecco, lei ha citato le vaccinazioni, come sta proseguendo la campagna vaccinale in città? Ma sono stato venerdì a vedere il lab vaccinale di Malpensa Fiere, che è un po' lab su cui gravita tutta la nostra città, perché è lab insomma, di Gallarate, Busto Arsizio, e insomma lì si procede speditamente. Ci sono all'incirca 20-25 linee vaccinali, tutti i giorni vaccinano tantissimi concittadini. Noi siamo a oltre il 20% di concittadini vaccinati. E adesso si va avanti, insomma, scendendo pian pianino con le fasce di età. Quindi l'auspicio è che si arrivi al più presto a questa cosiddetta fantomatica immunità di gregge che ci auguriamo tutti possa avvenire nel più breve tempo possibile. Abbiamo seguito il collegamento in studio, anche Gallarate conta diverse sale cinematografiche. Sì, anche noi abbiamo diciamo, una sala cinematografica multisala e più delle sale anche qui in centro cinematografiche, insomma. Anche per loro è stato un anno difficile come per i teatri. Noi abbiamo in città quattro teatri, capite bene che anche il mondo della cultura è sicuramente messo in grave difficoltà da questa situazione. Soprattutto anche la ripartenza sarà difficile perché un bar riapre e al di là del distanziamento poi può comunque tornare a far da mangiare, a vendere i prodotti. Per fare degli spettacoli teatrali, se andrà mantenuto un certo distanziamento, sarà anche difficile riuscire a sostenere i costi di uno spettacolo, insomma. E quindi ci sono una serie di situazioni legate al mondo della cultura che sicuramente rendono più incerto il futuro di questi lavoratori. Abbiamo un importante museo in città, il MAGA. Dovevamo partire con la mostra sugli impressionisti, adesso vi posso dire che finalmente il 29 maggio verrà inaugurata questa mostra sugli impressionisti, anche lì con tutte le cautele del caso o distanziamento delle persone che verranno a vedere la mostra, insomma. Ci adeguiamo volentieri alle normative purché si vada avanti e si continui a rimanere aperti. Ecco, bellissima questa iniziativa, la possibilità di tornare a visitare la mostra, quindi io direi anche di dare un indirizzo, un'indicazione per chi desiderasse tornare a visitare insomma, queste esposizioni. La mostra verrà inaugurata presumibilmente il 29 maggio, è notizia che vi do in anteprima, sì, quest'oggi. Il museo è il Museo MAGA, il Via dei Magri a Gallarate, è uno dei musei più importanti della provincia di Varese e anche insomma, tra quelli regionali. La mostra è sicuramente di grido perché vedrà i maggiori artisti impressionisti presenti nei nostri spazi. Tra l'altro contestualmente inaugureremo all'interno di questa sede il polo culturale, nel senso che sono stati fatti dei lavori importanti e verrà messa anche uno spazio per l'arte digitale e per la biblioteca. Quindi insomma un'occasione doppia per vedere il nostro museo e la mostra importantissima degli impressionisti. Ovviamente tutto online, basta visitare. Ci saranno anche delle visite online. No, sarà... Nel senso che basta digitare il nome su internet del museo e si arriva. Museo MAGA e trovate sicuramente tutte le informazioni. Non ancora quella della mostra, l'ho data però adesso in anteprima, tra qualche settimana troverete tutto. E poi mi stava dicendo invece che proseguiranno in effetti anche le iniziative online? Sì, nel senso che poi in qualche modo sarà anche possibile visitare online la mostra sugli impressionisti e quindi una possibilità anche per chi magari non si sente ancora sicuro di venire in presenza a vedere l'opera, sicuramente insomma presenza è diverso, dai, non nascondiamoci, però è anche un modo per far sì che questa manifestazione, questa esposizione possa raggiungere tutti. Grazie mille, scusami, volevo chiedere, Anna, se non ci sì, sono... volevo solo sì. Chiedere una battuta a caldo al sindaco, stavamo parlando del recovery plan, oggi il dibattito alla Camera, poi al Senato, sì. Volevo capire che impressione ha, se c'è fiducia, se davvero pensa che possa essere un elemento di svolta per disegnare il futuro dell'Italia. Sindaco, una domanda dallo studio, sì. Recovery plan, cioè fiducia, può essere davvero una svolta per il Paese?
Ma insomma, tutti quanti ci auguriamo un po' che queste risorse possano far sì che l'economia riparta, che l'occupazione riparta in città. Oltre a questo, noi in Regione Lombardia siamo fortunati perché i comuni sopra i 50.000 abitanti diciamo, hanno avuto accesso a questo bando per la rigenerazione urbana che può portare fino a 15 milioni di euro. Tra l'altro, tra un'ora e mezza sarò a Palazzo Lombardia appunto per la conferenza stampa in cui ci daranno gli esiti della prima graduatoria. E sicuramente io credo che sia importante investire in questo momento, insomma, non abbandonare le speranze, ma continuare a investire, rischiare ancora di più, e sicuramente il recovery plan è qualcosa di importante, sono risorse importantissime che andranno restituite lentamente, ricordiamoci che nessuno ci regala niente, però è chiaro che sarà fondamentale per lo sviluppo delle nostre città, ma soprattutto di un'intera area, perché poi alla fine sono opere che avranno soprattutto un valore sovraccomunale importante per lo sviluppo delle nostre aree. Anna, se per te grazie. È tutto. Grazie volevi a te e altre domande? Al sindaco, grazie mille. Grazie Anna. E allora io intanto vi ricordo, siamo nella parte finale ormai della trasmissione, è sempre possibile intervenire in diretta 031 3300 655 per chi volesse telefonare, oppure 335 7084 396 per i messaggi WhatsApp. Anche con il sindaco si è parlato di campagna elettorale, anche con il sindaco si è parlato di campagna vaccinale, la campagna elettorale speriamo sia tra un po'. Andiamo quindi a vedere qual è il report dei vaccini, il sito del Ministero aggiorna in tempo reale, ormai lo sappiamo, sull'andamento della campagna vaccinale in Italia. Bene, all'aggiornamento di questa mattina alle 6 sono stati superati i 18 milioni di vaccini, di dosi somministrate, lo ricordiamo perché ovviamente in questo numero dei 18 milioni sono comprese sia le prime che le seconde dosi, sono 5 milioni e 300 mila gli italiani che hanno già ricevuto entrambe le dosi di vaccino e quindi che hanno completato il ciclo vaccinale. Andiamo a vedere qual è anche la situazione delle regioni. In Lombardia sono stati superati i 2.900.000 vaccini, quindi ci si avvicina alla soglia dei 3 milioni di dosi somministrate. In questo momento in Lombardia sono a disposizione 3.300.000 dosi di vaccino. È stato quindi utilizzato l'88,6% delle dosi disponibili. Lo ricordiamo, ormai ovviamente il tema è sempre legato quotidianamente ai rifornimenti. Tra l'altro proprio ieri è arrivata da Regione Lombardia l'indicazione che in questo momento le dosi maggiormente disponibili e i rifornimenti attesi sono soprattutto quelli di Pfizer, quindi in questo momento le dosi di AstraZeneca disponibili vengono utilizzate soprattutto per le seconde dosi a chi ha già ricevuto la prima, mentre la priorità per chi deve effettuare la prima dose è quella dell'utilizzo di Pfizer e in alcuni casi anche Moderna. In Italia, lo vediamo, complessivamente sono stati distribuiti 20.263.000 dosi di vaccino, quindi l'utilizzo in questo momento è dell'89%, l'89% delle dosi sono già state somministrate. Andiamo ancora a vedere quali sono le categorie, perché la categoria più rappresentata è quella degli over 80, si sfiorano i 6 milioni di dosi somministrate, ricordiamo che ormai la quasi totalità degli over 80 ha ricevuto almeno una dose, ma sta salendo notevolmente la percentuale degli over 80 che hanno ricevuto già entrambe le dosi e hanno quindi completato il ciclo vaccinale. Si parla poi di soggetti fragili e caregiver, sono stati superati 2 milioni e mezzo di dosi somministrate, restano poi operatori sanitari, personale e ospiti delle case di riposo, dove i numeri ormai sono sostanzialmente fermi perché di fatto sono stati vaccinati tutti quelli che lavorano nelle strutture sanitarie o gli ospiti delle residenze per anziani. Quindi questo è il punto, andiamo anche solo a vedere quali sono appunto i farmaci a disposizione e andiamo proprio a vedere che il farmaco più per il quale sono stati fatti maggiori rifornimenti è proprio quello di Pfizer, sono più di 13 milioni le dosi che sono state consegnate all'Italia, quasi 2 milioni quelle di Moderna, in questo momento è ancora al di sotto dei 5 milioni di dosi consegnate AstraZeneca, che è stato poi ribattezzato Vax Zevria, e invece sono arrivate anche intanto le prime dosi del farmaco di Johnson & Johnson, però si parla sempre di numeri limitati, il numero principale è proprio quello di Pfizer e appunto l'indicazione di Regione Lombardia è proprio quello di utilizzare per la prima dose, in particolare quello il vaccino appunto di Pfizer.
lo abbiamo visto, proprio la Lombardia ha dato questa indicazione. Andiamo anche a dare un'occhiata a qual è la situazione in Ticino, invece per fare una panoramica del cantone svizzero al confine con l'Italia, dove, lo ricordiamo, ormai da settimane vediamo numeri abbastanza stabili. Oggi andiamo dal Corriere del Ticino a vedere l'aggiornamento: 67 casi e un morto. Andiamo quindi a vedere martedì 27 aprile, sono 67 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 32.008 casi dall'inizio della pandemia. Si registra un nuovo decesso, i morti totali salgono così a quota 985. Sono 5 i nuovi ricoveri, mentre 13 i pazienti sono stati dimessi. Nel complesso ci sono 76 persone degenti negli ospedali del Canton Ticino, 14 delle quali sono in cure intense. Il numero oggi è più alto, il numero dei nuovi contagi, rispetto a ieri, quando erano stati 34, però appunto, lo dicevamo, sono numeri abbastanza stabili ormai da settimane. Andiamo anche a dare un'occhiata invece all'apertura del quotidiano economico Il Sole 24 Ore, dove inevitabilmente si parla in particolare di recovery plan. Draghi, profondo rispetto per il Parlamento, lo dicevamo, il Premier è intervenuto per le repliche dopo il dibattito alla Camera sul recovery plan. Questo pomeriggio l'attenzione si sposterà invece al Senato. Ha ricordato Draghi, avremo 248 miliardi, nessun taglio al superbonus, la rivoluzione verde, quali sono appunto tutti i progetti. Ci sono anche ipotesi che riguardano le scadenze fiscali, c'è appunto al vaglio l'ipotesi di un nuovo stop dell'invio delle cartelle, la proroga invece per le carte d'identità che fossero in scadenza, e anche intanto si parla di una proroga dello smart working, quindi della possibilità di incrementare il lavoro da casa. Andiamo a vedere però anche il tema dei vaccini. Abbiamo visto poco fa i numeri e lo abbiamo detto, il tema è soprattutto legato ai rifornimenti di nuove dosi. In questo momento, allora, vediamo, vaccini, sono 8 regioni senza più scorte che attendono i rifornimenti. In queste ore però appunto lo stesso generale Figliuolo, il commissario per l'emergenza Covid, ha rassicurato sul fatto che siano in arrivo oltre 5 milioni di dosi di vaccino, in particolare di Pfizer, mentre per quanto riguarda AstraZeneca l'Unione Europea sta avviando anche una procedura di tipo legale per il mancato rispetto del contratto, proprio per la mancata consegna appunto di quelle che erano le dosi pattuite con l'Unione Europea. Torniamo anche sul Corriere della Sera, proprio appunto per vedere che è in corso ancora in questo momento l'intervento di Draghi alla Camera e Recovery Fund. Draghi alla Camera, tempi stretti, ma il Parlamento in questo momento è fondamentale. La replica del Presidente del Consiglio Mario Draghi in relazione alle comunicazioni che ha reso ieri a Montecitorio proprio sul Recovery Plan. Attesa ovviamente dopo la replica del Premier, del Presidente del Consiglio Mario Draghi, ci sarà poi il voto e poi, lo abbiamo detto, l'attenzione si sposterà invece al Senato. In questo momento è in corso la discussione e Draghi sta rispondendo a quello che è stato il dibattito in Parlamento, poi seguirà il voto, ovviamente dovrebbe essere un voto ampiamente favorevole. Non so se sia possibile sentire per qualche secondo, chiedo alla regia se è possibile sentire per qualche secondo l'intervento del Premier Draghi. Ecco, non credo che... No, non riesco a far partire il video in diretta. Allora, andiamo a vedere quali sono alcuni degli interventi che sono stati previsti proprio nel recovery plan. Andiamo a vedere qualche dettaglio. Si parla di assegno per i figli, si parla di garanzia sui mutui dei giovani, si parla di super bonus che dovrebbe essere prorogato fino al 2022. Vediamo allora alcune dei piani, dei progetti contenuti nel piano per l'utilizzo del Recovery Fund, quindi dei fondi in arrivo dall'Europa proprio per far fronte alla situazione legata alla pandemia.
Circa 248 miliardi di euro sono le risorse economiche su cui potrà contare l'Italia grazie al Recovery Fund, ma non solo. I fondi che arriveranno al nostro paese nel 2021 e nei prossimi anni sono stati dettagliati dal Premier Mario Draghi durante la presentazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alla Camera. Oltre a questo piano da 191 miliardi e mezzo che arriveranno da quest'anno fino al 2026 e al piano complementare da 30 miliardi e 600 milioni, sono stati stanziati entro il 2032 ulteriori 26 miliardi da destinare alla realizzazione di opere specifiche, ha spiegato Draghi. È poi previsto il reintegro delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione utilizzate nell'ambito del dispositivo europeo per il potenziamento dei progetti previsti per 15 miliardi e mezzo. Nel complesso potremo disporre quindi di circa 248 miliardi. Queste sono le informazioni. Ovviamente ha insistito molto il Premier sulla possibilità che questo sia un piano che garantisca una svolta significativa al Paese. Si sta disegnando il futuro del Paese, lo abbiamo visto, fondi che sono in arrivo da qui, da quest'anno fino al 2026. Abbiamo parlato un attimo fa dei contagi in Svizzera, volevo leggere anche un messaggio di un telespettatore che chiede se in zona gialla si può entrare in Svizzera da Milano. Allora, lo ricordiamo, è prevista la possibilità di muoversi in questo momento anche al di fuori delle regioni. Con la Svizzera, essendo un altro paese, resta in vigore almeno in questo momento l'obbligo del tampone poi al momento del rientro, quindi in questo momento è ancora previsto l'obbligo ad eccezione dei frontalieri e di alcune categorie che si spostano quotidianamente. Diciamo, c'è la possibilità di spostarsi, ma in questa fase si sta discutendo però anche su questo, della possibilità di togliere l'obbligo del tampone. In questo momento di fatto resta in vigore, come per alcuni dei paesi esteri, in base alle norme, l'obbligo poi di effettuare il tampone una volta che si rientra in Italia. Lo stesso tra l'altro vale anche per gli svizzeri. Abbiamo una persona in linea, pronto? Buongiorno. Buongiorno, volevo chiedere un'informazione. Dica, signora. Allora, mio marito ha fatto l'AstraZeneca sua l'Urate, aspetta. All'Urate Cacivio. Esatto, l'ha fatta il giorno 20 e gli è andato la seconda a luglio. In quei giorni lì mio marito sarebbe impossibilitato a farla. C'è un, si può anticipare a fine giugno o... Allora, dal portale, allora inizialmente nella prima fase non era possibile spostare gli appuntamenti. Ricordiamo che è sempre meglio non spostare di troppi giorni, perché comunque ovviamente l'indicazione della seconda dose viene data in base a dei parametri, quindi c'è, diciamo, un periodo in cui è indicato fare la seconda dose. Sicuramente però uno spostamento di pochi giorni è sempre possibile. Dal sito delle prenotazioni dei vaccini di Regione Lombardia, inserendo il suo codice, quello appunto della sua prenotazione che sicuramente le hanno dato al momento della vaccinazione, è possibile spostare gli appuntamenti. In alternativa è possibile anche chiamare il numero verde, sempre dal portale della prenotazione dei vaccini, quindi questo lo può sicuramente fare direttamente dal portale o telefonando al numero verde, ovviamente sempre con questo accorgimento che naturalmente il periodo dovrebbe rimanere quello che è stato indicato, perché naturalmente è stato indicato in base a regole precise. Anche perché lui probabilmente lo stesso giorno che ha fatto questo vaccino ha chiesto al dottore, gli ha detto: dottore, per favore, in quella data lì io faccio, non sono sicuro se posso, se ci sono, no? Certo. E lui comunque... ha detto: no, ormai è fatta. No, allora la possibilità di spostare di qualche giorno appunto è sicuramente possibile, controlli dal portale, naturalmente con questa indicazione. Perché magari io devo andare su adesso al 5 a farlo. Ecco, magari, chiede, però direttamente nei centri vaccinali non possono spostare gli appuntamenti, no, lì, non nei centri vaccinali. Grazie signora, buongiorno. Ecco. Grazie a lei, buongiorno. Allora, nei centri vaccinali non si possono prenotare e spostare gli appuntamenti, si può fare dal portale di Regione Lombardia. Ne approfitto tra l'altro per ricordare che in questa fase in Regione Lombardia è possibile prenotare la vaccinazione per tutte le persone dai 60 anni in su, oltre che per le categorie fragili, per i pazienti estremamente vulnerabili, per i disabili gravi che in questo momento sono stati già in gran parte vaccinati almeno per la prima dose, ma in questo momento queste fasce sono quelle che possono prenotare, lo abbiamo visto. La Regione Lombardia si avvicina ai 3 milioni di dosi somministrate, lo abbiamo visto proprio prima, abbiamo superato i 2 milioni 900 mila dosi somministrate, l'88% delle dosi disponibili sono state utilizzate, quindi
La regione Lombardia, come la maggior parte delle altre regioni italiane, attende in queste ore rifornimenti, nuove consegne di dosi di vaccino. In questo momento la campagna vaccinale sta proseguendo. Come era stato auspicato, lo stesso generale Figliuolo ha assicurato che nei prossimi giorni si arriverà al fatidico obiettivo dei 500.000 vaccini somministrati in Italia ogni giorno, con obiettivi per le singole regioni. Tutto è legato naturalmente al rifornimento delle dosi. Oggi si parla però appunto in particolare ancora anche di recovery. Il Premier Draghi sta intervenendo alla Camera, è atteso il voto oggi della Camera e poi del Senato sul recovery plan. Continueremo naturalmente ad informarvi nel corso della nostra informazione a partire dall'edizione del TG delle 12.30 e TG più Today invece tornerà domani mattina, quindi grazie per essere stati con noi e buona continuazione di giornata.